Bene amici, quasi buon Natale, siamo vicinissimi e allora un video sui Best Buy di questo 2016, quindi i miei telefoni preferiti per fasce di prezzo e poi magari, visto che li confrontiamo qua tutti sotto la nostra lente di ingrandimento, vediamo se ha senso andare a spendere intorno ai 150 euro, che è la base da dove partiamo, oppure spendere oltre i 7, 8, 900 euro per i top di gamma. Partiamo e mettiamoli in ordine di prezzo. Partiamo con il Redmi 4 Pro di Xiaomi, colpo di coda verso fine anno perché è uscito da pochissimo, un telefono completamente in metallo con un display Full HD, una batteria praticamente infinita. Apro una parentesi: di tutti questi telefoni trovate la recensione, quindi questa non sarà una recensione ma delle piccole considerazioni. Costa tra i 150 e i 200 euro in base a quanta RAM e a quanta memoria vorrete comprare integrata, sensore di impronte digitali che funziona bene, fotocamera che funziona bene, poi li metteremo alla prova proprio anche da un punto di vista prestazionale. Se andiamo nella fascia 200-250, lo sapete, il mio preferito è il Huawei P9 Lite, è uscito ormai da qualche mese, ce l'ho in cantinetta. È vero, non si è ancora aggiornato a Nougat, ma non ha subito troppi rallentamenti, va ancora bene, molto fluido, molto reattivo, piacevole, perché comunque un telefono piacevole, non è completamente in metallo, ma comunque ha già il sensore dell'impronta digitale, ha già un display Full HD IPS, insomma le specifiche non sono assolutamente male. Saliamo di fascia, andiamo nella fascia attorno ai 400 euro, 399 se comprerete il OnePlus 3, 429 il 3T che vi consiglio tutta la vita, infatti il mio preferito Best Buy è il 3T che ha un'autonomia superiore rispetto al 3, lui ha un display AMOLED, continua a essere Full HD e una velocità irraggiungibile per tutti gli altri telefoni, stiamo sempre parlando di differenze marginali, ma è veramente un telefono molto molto veloce. Per quanto riguarda i top di gamma, beh ragazzi, qua veramente la scelta è ampia e secondo me si cade in piedi quasi con tutti i top di gamma, ma alla fine il telefono che va a racchiudere gli elementi di design, prestazioni e qualità della fotocamera e va a mixarli meglio, magari non è il migliore in ognuno di questi campi, ma il mix rispetto anche al prezzo a cui costa attualmente veramente il migliore è l'S7. Io qua l'S7 Edge, in realtà il mio preferito è l'S7 normale, ma gli ho flashato la ROM Nougat, è ancora in beta e quindi per i test non va bene, però anche l'S7 Edge è un grandissimo telefono, tra l'altro con i colori usciti verso fine anno ancora più bello, mi ricordo anche il Rose Bronze, era veramente bello, Rose Gold, non mi ricordo più come l'abbiano chiamato in Samsung. E poi per chi ama iOS ho dovuto mettere iPhone 7, come rapporto qualità-prezzo assolutamente non ci siamo, ma siete amanti della mela, siete abituati al cloud, alla sua sincronizzazione, al suo sistema operativo, rimane un telefono veramente prestante e notevole. Tra l'altro c'è una cosa che ultimamente me lo sta facendo usare tanto, ovvero le AirPods, ragazzi lo confesso, sono drogato di queste cuffie. Vabbè, le mettiamo da parte, iniziamo con i nostri test per vedere la velocità pura soprattutto delle memorie, andiamo di Real Racing. Allora voi tenete conto, clicco dal più economico fino ad arrivare al più caro su Real Racing e vediamo come si comportano. Sono i miei preferiti, si comporteranno ovviamente bene. Il primo è il OnePlus 3T che rispetto a OnePlus 3, ma anche il 3 con la beta è diventato velocissimo, è arrivato primo, scheggia fulmineo, poi il Samsung, poi mi sembra il Huawei o l'iPhone, mi sono perso un pochino, e il Redmi che un pochino fatica su Real Racing, non ha delle memorie stravelocissime, però devo dire la verità, poi quando si carica è assolutamente giocabile. Ovviamente è assolutamente giocabile anche su tutti gli altri telefoni, solamente sul P9 Lite, e lo vedete già nella fase qua di presentazione, lagga un filino di più rispetto agli altri, frame rate leggermente più basso, anche più basso del Redmi. Torniamo alla home page, se no impazzisco con tutti questi Real Racing che stanno girando sotto, e andiamo invece all'uso meramente quotidiano di tutti i giorni. Cosa facciamo tutti i giorni con lo smartphone, a parte gli usi particolari? Ci guardiamo Instagram, e allora vi apro Instagram su tutti questi smartphone che ho spento e riacceso prima di questa prova, quindi hanno la memoria praticamente pulita. Questo è il Redmi, questo è il P9 Lite, questo è il OnePlus, questo è il Samsung S7 Edge e questo in fondo è l'iPhone che ha un'accelerazione hardware diversa. Vedete come sembra più lento nello scrolling, in realtà non è che sia più lento, è solamente una scelta di tenerlo meno accelerato per quanto riguarda lo scroll col dito. Torniamo qua,
io cosa faccio la mattina? Mi informo su Twitter, vi faccio vedere Twitter, velocissimo, fulmineo, su tutti questi telefoni, veramente nessun tipo di problema. Ritorniamo indietro con tutti e adesso andiamo ad aprire un programma che è un pochino più pesantino, che è il gestore delle pagine, l'ok, porca miseria, era scaduta la sessione sul Redmi, perché ho nel frattempo loggato un altro telefono e allora mi ha sbattuto fuori dal telefono più vecchio dal quale ero loggato. Vabbè, poco male, siamo rientrati. Questa è la fluidità del Redmi, questa è la fluidità del P9 Lite, questa è la fluidità del Fulmineo 3T, qua siamo su S7 Edge e qua siamo su iPhone. Ragazzi, io potrei andare avanti a farvi test per due ore, vi potrei aprire Maps, vi potrei aprire YouTube, vi potrei aprire qualsiasi programma, ma alla fine della fiera, nell'utilizzo quotidiano, ormai veramente le differenze sono marginali, quasi impercepibili su questi che sono telefoni che vanno veramente molto bene. Dove casca l'asino? Un po' sulla fotocamera, perché la fotocamera effettivamente riflette il prezzo in cui si posizionano questi telefoni. Ripeto, questi telefoni sono i miei best buy per fascia di prezzo, quindi rispetto alla media dei telefoni di quel prezzo fanno foto comunque decisamente buone. L'interfaccia, il punto e scatta, se andiamo sui top di gamma, ha una marcia in più sia su iPhone 7, sul 7 Plus poi abbiamo anche la doppia fotocamera, effetto bokeh, insomma ho fatto uno speciale anche sulle doppie fotocamere, se volete approfondire andate a vedere. S7 Edge o S7 normale hanno secondo me il punto e scatta più veloce, e sarà l'algoritmo, sarà l'equalizzazione, sarà che spari i colori, sarà quel che sarà, ma secondo me soprattutto con poca luce fanno veramente foto molto buone in punto e scatta, in automatico. Poi magari andando a settare i parametri, andando su e giù manuale eccetera eccetera, ci sono dei Sony che le fanno benissimo, l'ultimo ZX un ottimo top di gamma, il G5 con la sua grandangolare, altro telefono eccezionale. Se andiamo su OnePlus 3T fa le foto molto buone, un pelino ancora ai top, un po' meno buono il Huawei P9 Lite, il P9 le fa un po' meglio, ma già il P9 Lite comunque le fa bene, e pur facendo bene le foto il Redmi è diciamo fanalino di coda proprio per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto riguarda la batteria, diciamo che è inversamente proporzionale rispetto al prezzo, incredibile, perché questo telefono che costa 150 euro è una batteria che dura tantissimo, e poi man mano si sale di prezzo, ovviamente perché aumenta il processore, aumentano le performance, aumentano una determinata serie di cose che fanno sì che la batteria duri un pochino meno. Comunque sono tutti telefoni che dal punto di vista della batteria, almeno la mia giornata stress, l'hanno passata tranquillamente. Insomma ragazzi, la morale ultimamente è sempre quella: no, non è fai merenda con Girella, è compra il telefono più adatto alle tue esigenze. E ormai avete visto, nell'uso quotidiano qualsiasi telefono è quasi interscambiabile con gli altri. Se siete dei fotografi e non volete portarvi dietro grosse attrezzature, insomma i top di gamma fanno sempre foto superiori rispetto ai telefoni che costano un pochino meno. Se siete nerd o amanti delle prestazioni a tutto spiano, OnePlus 3T è il best buy per quanto riguarda la velocità, veramente velocissimo. Per quanto riguarda il mix, diciamo forse il più completo, il più anche come si può dire garantito, perché se andiamo qua sul base 150 euro vi sconsiglio telefoni non so che trovate nel bancone dei vari grandi magazzini, nei cestoni, perché comunque magari diventate un po' consapevoli, studiate leggermente come si fanno certe procedure che sono oggettivamente abbastanza semplici, perdeteci quella giornata e comprate un telefono di questo tipo, perché risparmierete tanto e avrete delle grosse soddisfazioni. Attenzione però, anche qua ci vuole la ROM la giusta, se no non vi arrivano le notifiche, insomma ripeto, utenti consapevoli, se no P9 Lite al prezzo a cui è proposto adesso, tra i 200 e i 250 euro, è forse quello che racchiude meglio il concetto di Best Buy. Io adesso cosa faccio? Metto il cappellino da Babbo Natale e vado finalmente a festeggiare. Buon Natale a tutti, ciao ragazzi!